adesso la rimuovo. Quando serve? Ci legge una cosa, ah, vuole far figo, ci legge una cosa.
Dio fede, fede con Dio. Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta. Fa un certo saluto e dice: salve ragazzi, com'è l'acqua? I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa: che cavolo è l'acqua? Non temete, non sono qui nella veste del pesce più anziano e saggio che spiega che cos'è l'acqua ai pesci più giovani. Non io sono l'anziano pesce saggio. Il succo della storia dei pesci è semplicemente che le realtà più ovvie, onnipresenti e importanti, sono spesso le più difficili da capire e da discutere. Detta così sembrerà una banalità bella e buona, ma il fatto è che nelle trincee quotidiane dell'esistenza ad adulti, le banalità belle e buone possono diventare questioni di vita o di morte. Ed è su questo che vorrei soffermarmi. Certo, un discorso come questo presuppone che vi parli in primo luogo del significato della vostra cultura umanistica. È un signore che parla alle laureandi in scienze umanistiche, che cerchi di spiegarvi perché la laurea che state per prendere ha un effettivo valore umano e non solo un tornaconto materiale. Vediamo perciò di affrontare il cliché in assoluto più diffuso in questo genere di discorsi. E cioè che scopo di una cultura umanistica non è tanto rimpinzarvi di erudizione quanto insegnarvi a pensare. Se siete come ero io ai tempi dell'università, sentirvi dire una cosa del genere non vi sarà mai piaciuto e anzi troverete un po' offensivo che qualcuno pretenda di insegnarvi come si pensa, visto che il solo fatto di essere entrati in un'università così prestigiosa dimostra che ne siete capaci. Ma partirò dal presupposto che il cliché degli studi umanistici non ha niente di offensivo, perché la vera, fondamentale educazione a pensare che dovremmo ricevere in un luogo come questo non riguarda tanto la capacità di pensare, quanto semmai la facoltà di scegliere a cosa pensare. Se la vostra totale libertà di scegliere a cosa pensare sembra fin troppo ovvia per sprecare il fiato a parlarne, vi chiederei di pensare ai pesci e all'acqua, mettendo da parte solo per qualche istante, ogni scetticismo sul valore delle perfette ovvietà. Eccovi un'altra storiella didascalica. Ci sono dei tizi seduti a un bar. Il cuore selvaggio della vasca, uno è credente, l'altro è ateo, e stanno discutendo l'esistenza di Dio con quella foga tutta speciale che viene fuori dopo la quarta birra. L'ateo dice: guarda che ho le mie buone ragioni per non credere in Dio, ne so qualcosa anch'io di Dio e della preghiera. Appena un mese fa mi sono lasciato sorprendere da quella spaventosa tormenta di neve lontano dall'accampamento, non vedevo niente. Non sapevo più dov'ero, c'erano 45 gradi sotto zero e così ho fatto un tentativo. Mi sono inginocchiato nella neve e ho urlato: Dio, sempre ammesso che tu esista, mi sono perso nella tormenta e morirò se non mi aiuti. A quel punto il credente guarda l'ateo confuso. Allora non hai più scusa per non credere, dice, sei qui, vivo e vegeto. L'ateo sbuffa, come se il credente fosse uno scemo integrale. Non è successo un bel niente. A parte il fatto che due schimmisi di passaggio mi hanno indicato la strada per l'accampamento. È facile analizzare questa storiella secondo i criteri classici delle scienze umanistiche. La stessa identica esperienza può significare due cose completamente diverse per due persone diverse che abbiano due diverse impostazioni ideologiche e due diversi modi di attribuire un significato all'esperienza. Siccome diamo grande valore alla tolleranza e alla diversità ideologica, la nostra analisi di stampo umanistico non ci consente, nel modo più assoluto, di dire che l'interpretazione dell'uno è vera
e quella dell'altra è falsa o disdicevole, il che va benissimo. Solo che così facendo trascuriamo puntualmente l'origine di tale impostazione e credenze individuali. La loro origine, cioè, all'interno di quelle crisi. Quasi che l'orientamento di fondo di una persona, rispetto al mondo e al significato della sua esperienza fosse cablato in automatico, come l'altezza, o il numero di scarpe, o assorbito dalla cultura come la lingua. C'è poi la questione dell'arroganza. Il non credente liquida con estrema petulanza e sicumera l'eventualità che gli eschimesi avessero qualcosa a che fare con la sua preghiera d'aiuto. D'altro canto, i credenti, che mostrano un'arrogante sicurezza nelle loro interpretazioni, non si contano nemmeno, e forse sono anche peggio dei nati. Ma il fatto è che il problema dei dogmatici religiosi è identico a quello dell'ateo della storiella. Arroganza, convinzione cieca, una ristrettezza di idee che si traduce in una prigionia completa, al punto che il prigioniero non sa nemmeno di essere sotto chiave. Il punto, secondo me, è che il mantra delle scienze umanistiche, insegnami a pensare, in parte dovrebbe significare proprio questo: essere appena un po' meno arrogante, avere un minimo di consapevolezza critica riguardo a me stesso e le mie certezze, perché un'enorme percentuale delle cose di cui tendo a essere automaticamente certo risultano a bel vedere del tutto erronee e illusorie. Io l'ho imparato a mie spese e altrettanto, ho il sospetto, toccherà a voi. Ecco un esempio della erroneità assoluta di una cosa di cui tendo a essere automaticamente certo. Tutto nella mia esperienza diretta corrobora la convinzione profonda che io sono al centro esatto dell'universo, la persona più reale, concreta e importante che esista. Affrontiamo raramente questa forma di naturale e basilare egocentrismo, perché socialmente parlando è disgustosa. Anche se sotto sotto ci accomuna tutti, è la nostra modalità predefinita, inserita nei circuiti fin dalla nascita. Pensateci, non avete vissuto una sola esperienza che non vi vedesse al suo centro esatto. Per voi il mondo è una cosa che vi sta davanti o dietro, a sinistra o a destra, sullo schermo del televisore o su quello del computer. I pensieri e i sentimenti degli altri devono esservi comunque comunicati. I vostri invece sono così vicini, pressanti, reali. Insomma, ci siamo capiti. Sono passati 20 anni da quando mi sono laureato. Nel frattempo ho capito poco alla volta che il cliché secondo il quale le scienze umanistiche insegnano a pensare in realtà sintetizza una verità molto profonda e importante. Imparare a pensare, di fatto, significa imparare a esercitare un certo controllo su come e su cosa pensare. Significa avere quel minimo di consapevolezza che permette di scegliere a cosa prestare attenzione e di scegliere come attribuire un significato all'esperienza. Perché se non sapete o non volete esercitare questo tipo di scelta nella vita da adulti, siete fregati. Un vecchio cliché vuole che la mente sia un ottimo servo ma un pessimo padrone. Questo, come molti altri cliché in apparenza fiacchi e banali, in realtà esprime una grande e terribile verità. Non è certo un caso che gli adulti che si suicidano con armi da fuoco si sparano quasi sempre alla testa. E la verità è che erano quasi tutti già morti da un pezzo quando hanno tenuto il credimento. E date retta a me. Il valore reale schietto della vostra cultura umanistica dovrebbe essere proprio questo: impedirvi di trascorrere la vostra comoda, agiata, rispettabile vita da adulti come morti, inconsapevoli, schiavi della vostra testa e della vostra naturale modalità predefinita,
che vi impone una solitudine unica, completa e imperiale, giorno dopo giorno. Potrà sembrare un'iperbole o un'astrazione piena di senso, perciò mettiamola sul piano pratico. Il fatto è che voi laureandi non avete ancora ben chiaro cosa significhi realmente giorno dopo giorno. Mettiamo per dire che sia una normale giornata della vostra vita da tutti. La mattina vi alzate, andate al vostro impegnativo lavoro impiegatizio da laureati, sgobate per loro 10 ore, la fine della giornata siete stanchi, siete stressati e volete solo tornare a casa a fare una bella cena, magari rilassarvi un paio d'ore e poi andare a letto presto perché il giorno dopo dovete alzarvi e ripartire da capo. Ma a quel punto ricordate che a casa non c'è niente da mangiare, così dopo il lavoro vi tocca prendere la macchina e andare al supermercato. A quell'ora escono tutti da lavoro, c'è un traffico mostruoso e il tragitto richiede molto più del necessario. Quando finalmente arrivate scoprite che il supermercato è strapieno di gente, perché a quell'ora tutti gli altri che, come voi, lavorano cercano di ficcarsi nei negozi alimentari e il supermercato è orribile, illuminato al neon e pervaso da quelle musichette e canzoncine capaci solo di abbrutire, e voi dareste qualsiasi cosa per non essere lì, ma non potete limitarvi a entrare e uscire. Vi tocca girare tutti i reparti enormi, iperilluminati e caotici per trovare quello che vi serve, manovrare il carrello scassato in mezzo a tutte le altre persone stanche e trafelate col carrello, e ovviamente ci sono i vecchi di una lentezza glaciale, gli strafatti, i bambini pedattivi che bloccano la corsia, e a voi tocca stringere i denti e sforzarvi di chiedere permesso in tono gentile. Ma poi, quando finalmente avete tutto l'occorrente per la cena, scoprite che non ci sono abbastanza casse aperte, anche se l'ora di punta, e dovete fare una fila chilometrica, il che è assurdo e vi manda in bestia, ma non potete prenderla con la cassiera isterica, oberata com'è quotidianamente da un lavoro così noioso e insensato che tutti noi, qui riuniti, nemmeno ce lo immaginiamo. Fatto sta che finalmente arriva il vostro turno alla cassa, pagate il vostro cibo, aspettate che una macchinetta autentichi il vostro assegno o la vostra carta di credito, dopodiché mettete quelle raccapriccianti buste di plastica sottilissima nell'esasperante carrello della ruota impazzita che tira a sinistra, attraversate tutto il parcheggio intasato, pieno di buche di rifiuti, cercate di caricare la spesa in macchina in modo che non esca dalle buste rotolando per tutto il bagagliaio lungo il tragitto in mezzo al traffico lento, congestionato, strapieno di SUV, all'ora di punta, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, ma non rientra ancora nella routine di voi laureati, giorno dopo settimana, dopo mese, dopo anno, dopo anno, dopo anno. Però finirà con rientrarci, insieme a tante altre squallide e fastidiose routine apparentemente inutili. Ma non è questo il punto. Il punto è che la scelta entra in gioco proprio nelle boiate frustranti di poco conto come questa. Perché il traffico congestionato, i reparti affollati e le lunghe file alla cassa mi danno il tempo per pensare. E se non decido consapevolmente come pensare e a cosa prestare attenzione, sarò incazzato e giù di corda ogni volta che mi toccherà fare la spesa, perché la mia modalità predefinita naturale dà per scontato che situazioni come queste contemplino davvero esclusivamente me, la mia fame, la mia stanchezza, il mio desiderio di tornare a casa, e avrò la netta impressione che tutti gli altri mi intralciano. E chi sono tutti questi che mi intralciano? Guarda, ragazzo, quasi tutti schifo, mentre se stanno in fila alla cassa, come tanti stupidi peccoroni con l'occhio smorto e niente di umano, e che odiosi poi quei cafoni che parlano forte al cellulare in mezzo alla fila. Certo che proprio un'ingiustizia, ho sgobbato tutto il santo giorno, muoio di fame, sono stanco e non posso nemmeno andare a casa a mangiare un boccone e a distendermi un po' per colpa di tutte queste stupide, stramaledette persone. Oppure, se gli studi umanistici fanno propendere la mia modalità predefinita verso una maggiore coscienza sociale, posso trascorrere il tempo imbottigliato nel traffico di fine giornata a inorridire per tutti gli enormi, stupidi SUV
Hummer e pick-up con motore da 12 valvole che bloccano la corsia, bruciando tutti e 180 litri di benzina che hanno in quei loro serbatoi spreconi egoisti, guidate dagli autisti più osceni, spericolati e aggressivi, che di loro la fanno al cellulare mentre tagliano la strada per guadagnare 6 stupidi metri nel traffico congestionato. E posso pensare che i figli dei nostri figli ci disprezzeranno per aver sperperato tutto il carburante del futuro, mandando in malora il clima e a quanto siamo viziati, stupidi, egoisti e repugnanti, a come fa tutto veramente schifo e che più ne ha più ne metta. Guardate che se scegliete di pensarla così non ci mette di male. Lo facciamo in tanti. Solo che pensarla così diventa talmente facile e automatico che non richiede una scelta. Pensarla così è la mia modalità predefinita, naturale. È il modo automatico e inconsapevole di affrontare le parti noiose, frustranti e caotiche della mia vita da adulto, quando agisco in base alla convenzione automatica e inconsapevole che sono io al centro del mondo e che sono le mie sensazioni e i miei bisogni immediati a stabilire l'ordine dell'importanza delle cose. Vi prego ancora una volta di non pensare che voglio darvi dei consigli morali o che vi stia dicendo che dovreste pensare così o che qualcuno si aspetta che lo facciate automaticamente, perché è difficile, richiede forza di volontà e impegno mentale e se siete come me, certi giorni non ci riuscirete proprio o semplicemente non ne avrete nessuna voglia. Ma quasi tutti gli altri giorni, se siete abbastanza consapevoli da offrirvi una scelta, potrete scegliere di guardare in modo diverso quella signora grassa con l'occhio smorto e il trucco pesante in fila alla cassa che ha appena svegliato il figlio. Forse non è sempre così. Forse è stata sveglia 3 notti di seguito a stringere la mano al marito che sta morendo di cancro alle ossa. O forse è quella stessa impiegata assunta alla motorizzazione col minimo salariale che soltanto ieri ha aiutato vostra moglie a risolvere un problema burocratico da incubo, facendole una piccola gentilezza di ordine amministrativo. Sì, lo so, non è molto verosimile, d'accordo, ma non è nemmeno da escludere. Dipende solo da cosa volete prendere in considerazione. Se siete automaticamente certi di sapere cosa sia la realtà e chi e che cosa siano davvero importanti, se volete operare in modalità predefinita, allora anche voi, come me, probabilmente trascorrerete tutte le eventualità che non siano inutili o fastidiose. Ma se avrete davvero imparato a prestare attenzione, allora sapete che le alternative non mancano. Avrete davvero la facoltà di affrontare una situazione caotica, chiassosa, lenta, iperconsumistica, trovandola non solo significativa, ma sacra, incendiata dalla stessa forza che ha acceso le stelle, compassione, amore, l'inutilità sottesa a tutte le cose. Misticherie. Forse necessariamente non vere. L'unica cosa vera, con la V maiuscola, e che riuscirete a decidere come cercare di vederla. Questa, a mio avviso, è la libertà che viene dalla vera cultura, dall'aver imparato a non essere disadattati, riuscire a decidere consapevolmente che cosa importa e che cosa no, riuscire a decidere che cosa venerare. Ecco un'altra cosa vera. Nelle trincee quotidiane della vita da tutti l'ateismo non esiste. Non venerare è impossibile, tutti venerano qualcosa. L'unica scelta che abbiamo è cosa venerare. È un motivo importantissimo per scegliere di venerare un certo Dio o una cosa di tipo spirituale, che sia Gesù Cristo, Allah, la Dea Madre della religione Wicca, le 4 nobili verità, una serie di principi etici inviolabili, e che qualunque altra cosa veneriate, ne mangerate a me. Se venerate il denaro e le cose, se a loro che attribuite il vero significato della vita non vi basteranno mai. Non avete mai la sensazione che vi basti. E questa è la verità. Venerate il vostro corpo, la vostra bellezza, la vostra carica erotica e vi sentirete sempre brutti. E quando compariranno i primi segni del tempo e dell'età, morirete 1 milione di volte prima che vi succedano in via definitiva. Venerate il potere e finirete col sentirvi deboli, spaventati.
e riceverà sempre più potere sugli altri per tenere a bada la paura. Venerate l'intelletto, spacciatevi per persone in gabbia e finirete col sentirvi stupidi, impostori, sempre sul punto di essere smascherati e così via. Guardate che l'aspetto insidioso di queste forme di venerazione non è che sono malvagie o peccaminose, è che sono inconsapevoli, sono modalità predefinite, sono il genere di venerazione in cui scivolate per gradi, giorno per giorno, diventando sempre più selettivi su quello che vedete e sul metro che usate per giudicare senza rendervi nemmeno bene conto di farlo. È il cosiddetto e il cosiddetto mondo reale non vi dissuaderà ad operare in modalità predefinita, no, perché il cosiddetto mondo reale degli uomini, del denaro, del potere, vi accompagna con quel suo piacevole ronzio alimentato dalla paura, dal disprezzo, dalla frustrazione, dalla brama, dalla venerazione dell'io. La cultura odierna ha imbrigliato queste forze in modi che hanno prodotto ricchezza, comodità e libertà personale a iosa. La libertà di essere tutti sovrani dei nostri minuscoli regni formato crani, soli, al centro di tutto il creato. Una libertà non priva di aspetti positivi. Ciò non toglie che esistono svariati generi di libertà. Il genere più prezioso è spesso taciuto dal grande mondo esterno, fatto di vittorie, conquiste, ostentazione. Il genere di libertà davvero importante richiede attenzione, consapevolezza, disciplina, impegno e la capacità di tenere davvero agli altri e di sacrificarsi costantemente per loro in una miriade di piccoli modi che non hanno niente a che vedere col sesso. Ogni santo giorno, questa è la vera libertà, questo è imparare a pensare. L'alternativa è l'inconsapevolezza, la modalità predefinita, la corsa sfrenata al successo, essere continuamente divorati dalla sensazione di aver avuto e perso qualcosa di infinito. So che questa roba forse non vi sembrerà divertente, leggera o altamente ispirata. Per come la vedo io, è la verità, sfondata da un mucchio di cazzate retoriche. Ovvio che potete prenderla come vi pare. Quindi, la morale, la religione, il dogma o le grandi domande stravaganti sulla vita dopo la morte non c'entrano. La verità con la V maiuscola riguarda la vita prima della morte. Riguarda il fatto di toccare i 30, magari 50, senza il desiderio di spararsi un colpo in testa. Riguarda il valore vero della vera cultura, dove voti e titoli di studio non c'entrano. C'entra solo la consapevolezza, pura e semplice. La consapevolezza di ciò che è così reale, è essenziale, così nascosto in bella vista sotto gli occhi di tutti, da costringerci a ricordarci di continuo a noi stessi. Questa è l'acqua. Questa. Dietro questi eschimesi c'è molto, molto di più di quello che sembra. Farlo, vivere in modo consapevole, adulto, giorno dopo giorno, è una difficoltà inimmaginabile. E questo dimostra la verità di un altro cliché. La vostra cultura è realmente il lavoro di una vita e comincia adesso. Augurarvi buona fortuna sarebbe troppo poco. Questo è David Foster Wallace. Un anno dopo questa cosa si è sparato. Questo non fa, ve lo dico, ve lo potrei tenere nascosto perché lo sa, ma non fa perdere di una virgola quello che è scritto qua. Credo non debba aggiungere altro. Questo è là. Allora, due Cirano. Thank you.
Allora, ci ringraziamo alla fine. Devi scrivermi ancora, Marcello. Le risposte che mi hai mandato non sono. Le risposte che mi hai portato ieri rispetto al G8 non sono esatte. No, devi andare proprio giù. Giusto. Qualcuno mi doveva dare qualcosa? No. Grazie, non vedo molto il tuo. Mi piace. Allora. Sì, faccio la prima esperienza. Comincio con Maurizio. Vai. Offrite loro una torretta perché vi ristorino dal becco alla zampetta. Catastrofico quando, signore, voi pipate, gli sbuffi del naso vengono fuori affolati, non vi gridano intorno, si è incendiato il camino! Cortese, se la testa vi inciampa in quel gradino, attenti a non cadere e lasciarci le cuoia. Dolce, dovete andarvi la minima per cuoia, se no il color nasale al sol si sbiadisce. Saggio, solo una bestia, Aristofane ammonisce, chiamata ippocampo elefanto camaleonte, può avere tanta carne sull'osso sotto fronte. Drammatico, è una rosa. Cominciamo con io. Non ci sono, cioè, i titoli delle cose, adesso facciamola così, alla grossa, però il titolo delle cose è romantico. Oh signore, che naso meraviglioso che avete! Aulico! Lo sapete che avete un naso, cioè, no? Annunciali questo come esercizio, annunciali. E poi. No? Cioè, fammi. Che se no così erano un po' a. Avete notato? Dai, no. No, è che non capivo quale quando era la fa. Adesso mettiamoci anche molto, se hai bisogno di spazio, mettici spazio. Qui, tipo, che devi pensare tutte. Romantico! Ti viene in mente qua e la dici a noi chiedi. Poi ti prendi del tempo. Descrittivo! Per caso poi, la tua auto, poi ci credo di vedere come su. Ok. Allora. Ah no, non è molto, messere. Ce n'erano, oddio, ce n'erano a volere. Variando il tono, dire, per esempio, sentite. Aggressivo. Ok, così stai recitando quello che pensi. Deve succedere. Che succede? No, nel senso che adesso stavi andando uguale, no, a prima e l'hai eseguito. Te lo devi perdere. Che so, ah no, signore, non va bene così, potevate andare. No, mi stai parlando, e là, non sono loro, e là. Vuoi che ti metta qualcuno? Se non ci sono problemi. Quindi, ah no, signore, così non va bene, e potevate usare l'altro. Che so, c'hai il che so, no? Per cui, che so, sta pensando, che so. Se lo devi recitare, recita tutto male. È la ricerca. Non è che basta che vai là e poi ti giri. Vai. Ah, no. Non è molto, messere. Ce n'erano. Anche abbastanza... abbastanza strafottente l'atteggiamento. Maurilio contro Mauro. Allora, chi vince questa battaglia si tiene Mauro. Chi la perde diventa Maurilio. Puoi riprenderti tu? Hai la capacità di farlo. Vai. Ah no, non è molto, messere. Ce n'erano, oddio, ce n'erano a volere. Variando il tono, dire, per esempio, sentite. Ok,
aggressivo. Che il suo corpo è scollegato da quello che dice, l'avete visto? Lo faccio vedere così lo vedo. Ah no, signore, e così non va bene. Potevate dirmi qualcos'altro, che so, potevate dirmi... non è, no? Allora, non parli finché... tu lo sai che lì, ok? Vai! Ah no? Ok, questa, se tu non metti tempo a quello che io ho di dirti, e in questa pedagogia non è il regista che parla, vuol dire che tu lo stai che lo ti ho appena finito, è un attimo, no? Come fai? Tu l'ho appena finito di e già lo sai fare? Infatti non l'hai fatto. Perché? Mica perché sei stupido o perché non sai recitare, perché non ti concedi questo tempo, hai il tempo di farlo, non c'è nessuno, non c'è pubblico, non c'è un cazzo, concediti questa cosa. Cosa ha detto? Non il resto, quello che abbiamo finito di leggere, butta tutto, una cosa ti ha chiesto, una cosa alla volta. Questo, fa questa. Ah no, non è morto messere. Ce n'erano. Lo so, e non si parla, solo questo, e devi fermare e parlare, non prima, non puoi parlare, ok? Questo, fa questo, dai. Studio, vedete? No, è incredibile, no? Cioè, una delle cose più stupide del mondo, più che voi adesso voi dice, okay, che c'è? Cambi fino qua, arrivo qua, arrivo qua, mi capita, lo dico. Eppure non succede. Perché? Mica perché è stupido, perché la sa fare, ce l'ha vista, la sa fare, dice bene, non resti tanto. Allora cos'è? È che sta andando da un'altra parte. Per farlo dire, per esempio, sentite, aggressivo. Ok, adesso, giustamente, hai dimenticato l'inizio dell'esercizio. L'esercizio dice, andiamo avanti, vai. Ah no, signore, così non dovevate proprio andare avanti. Potevate dire, che so? Aggressivo, lo trovo qua, non a lui, lo trovo per me. Aggressivo. E gli avete proprio un bel naso di merda. Amico! Che bel naso! Questo è quello che dico. Aggiungiamo, arrivo, che so, mi serve per andare a pensare, la penso, decido l'aggettivo e lo recito l'aggettivo. Adesso te la faccio male come risposta. L'aggettivo la recita, per cui sei aggressivo, lo penso, aggressivo viene e recito l'aggressivo. Stacco, vado a pensare all'altra cosa, aulico, e lo faccio. Chiudi gli occhi un attimo, concentrati. Tu devi, pensa che devi parlare esattamente alla persona, vai! Ah no? Non è... Perché se non va a lui? Ah no! Se non c'è, a chi parla? Fa quello che c'è. Non riusciamo neanche a non vedere che non c'è nessuno? Vediamoci. Le vedo, ma no, ma le braccia non... Un manacello.
fisicamente non possono stare così. Se ti fate sempre davanti vuol dire che è una tua postura. Non lo sempre là, no? No, no, là, no, no, non lo sempre là. Non è possibile non lo sapere. Io se riesco a andare. Cominciamo a mollare le braccia, dai, di nuovo. Vedete, vedete le cose? Vedete, si impara cosa? Vai! Ah no, non è morto.